Voi avete una maglietta con scritto "Io sono un libro", giusto? Che cosa significa questo? In che senso siete un libro? Ma nel senso che siamo stati chiamati a portare la nostra esperienza di vita, quindi è un po' una bibliografia di tanti stili di vita, esperienze e realtà che viviamo, e così nel desiderio di metterci a disposizione agli altri per portare un problema o una realtà. Il tema di quest'anno del festival è quello della fiducia. Parlando con le persone, cosa vi sembra di cogliere su questo tema? Mi sembra di cogliere che siamo in una società con deficit di fiducia, però con molta speranza di trovare la fiducia. Con molta speranza, e come la propria parola fiducia, l'etimologia è vicina a fides, fede. Fede e fiducia. Non possiamo mai lasciare di credere nel essere umano. Ogni persona è sempre una possibilità, perciò un cammino aperto di fiducia. Io sono missionaria della Papa Giovanni e quindi ho incontrato tante persone che magari possono essere viste come gli scarti, come le persone in cui non aver fiducia, e poi nel dialogo insieme scopri che hanno delle perle di cui tu hai proprio bisogno e di cui ti puoi arricchire. E quindi la fiducia nel dialogo e nel rapporto con gli altri, senza scartare mai nessuno, perché in ognuno c'è qualcosa di prezioso. Beh, io sono qui per dimostrare che c'è anche una fiducia che viene tradita, perché io sto facendo esperienza con donne vittime della tratta che hanno dato fiducia a persone, anche ai propri parenti stessi, che promettevano un lavoro, un inserimento in Italia, e poi invece si sono trovate sulla strada sfruttate, tradite dai loro stessi parenti. Quindi un'esperienza di dolore che però adesso è in cammino per un riscatto, per riconquistare a brandelli un po' di fiducia, a pezzettini un po' di fiducia, e per potersi inserire poi nel mondo, in Italia o comunque in un mondo, diciamo, nella società in modo dignitoso, non come persone sfruttate solo a scopi sessuali o lavorativi, ma non per quello che sono veramente.